L'UNCEM, come sapete bene, è l'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità Enti Montani. Allora, queste unioni di comuni si sono formate, le conosciamo, prima si chiamavano comunità montane, oggi si chiamano unioni di comuni, giusto una modifica semantica. Cosa avveniva? 3, 4, 5 comuni o anche più decidevano di unirsi, quindi si costituiva un altro consiglio di amministrazione, quello dell'unione dei comuni, e questa unione dei comuni gestiva dei servizi in modo associato. Per esempio, la polizia municipale gestita a capo dell'unione dei comuni per i comuni che ne facevano parte, i servizi sociali, i rifiuti, l'acqua. Tutto questo doveva avere un'ottica di risparmio poi per il cittadino, perché chiaramente se io devo distribuire l'acqua su 100.000 abitanti invece che su 500.000, presuppongo che ci sia un abbassamento dei costi in bolletta. Allora, queste unioni di comuni in realtà stiamo verificando che non stanno funzionando per niente, ci sono grandi sprechi, talvolta alcuni comuni che sono all'interno escono perché non si sentono tutelate o perlomeno c'è una gestione che è poco oculata verso la tutela di tutti i comuni nel medesimo modo. In altri casi c'è proprio la magistratura dentro che è andata a indagare per certe operazioni poco chiare. Ci sono delle consulenze esterne che vengono fatte perché abbiamo preso il bilancio e abbiamo visto che ci sono parecchi, parecchi costi, per consulenze. Cioè, tutta una serie di situazioni, personale, dipendente. Oneri, spese collaboratori, insomma tutta una serie di spese che noi vogliamo chiederne conto. Ne vogliamo chiedere conto perché soprattutto i forestali, ma anche altre realtà proprio dei comuni, ci hanno evidenziato delle criticità. I forestali hanno problemi per essere pagati, detto in modo proprio spicciolo. Quindi c'è stata una manifestazione ultimamente a Firenze proprio su questo ambito e pare che la Regione Toscana abbia aperto a un'erogazione di 3 milioni di euro per arrivare a settembre, data che poi dovrebbe presumere una riorganizzazione. Nel frattempo, che cosa sta avvenendo? Il presidente cioè non presidente, il responsabile del PD regionale Parrini ha iniziato una polemica con il presidente UNCEM. Si avverte il 26 febbraio, si parte questa polemica. Dice parole di Parrini, le unioni dei comuni, lo vado a vedere perché voglio darvi un'informazione corretta, è una spesa inutile. A sua volta il presidente Uncim risponde: ma guardate, guarda presidente il PD, che sia anche il mio presidente, perché è sempre il solito partito, queste unioni dei comuni le avete volute voi. Dopo un mese che cosa rileviamo? Rileviamo che i due presidenti sono finalmente d'accordo perché hanno deciso, pare, con modifiche relative poi dello statuto, di fare una fusione, di inserire UNCEM in ANCI. ANCI è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Questo, come tutte le grandi modifiche che fa il PD, sono sempre grandi prospettive di miglioramento, come le unioni dei comuni dovevano essere grandi prospettive di miglioramento per la vita dei cittadini. Ad oggi questo non avviene. I cittadini hanno sempre meno tutele. Le bollette aumentano da tutte le parti, la tutela del territorio che dovrebbe caratterizzare proprio la realizzazione di UNCEM, proprio primordiale, la comunità montana, unione dei comuni montani e tutelare il territorio. Avvertiamo che non c'è personale sul territorio, si sta riducendo sempre di più il personale e le tutele per questo personale. Quindi vogliamo chiedere conto alla Regione dei soldi che sono stati spesi, come sono stati spesi e evitiamo, valutiamo questa fusione perché non vogliamo che sia un altro accrocchio, permettetemi il termine, per nascondere male gestioni e mal governo sul territorio.